Dopo aver ricoperto con grande merito, capacità e riconosciuta competenza prestigiosi incarichi dirigenziali nei più importanti istituti economici nazionali e internazionali, senza mai dimenticare le proprie origini sulmonesi, è approdato a Bruxelles come capo di gabinetto del commissario europeo per l'economia, a Fabrizio Palassone con riconoscenza e gratitudine. La mia presenza in città è stata saltuaria, ne hanno risentito i rapporti di infanzia e di liceo, sono felice di vederli oggi qui. Ho sempre detto ai miei figli che questa è casa mia, la distanza non ha indebolito il mio legame con il territorio. Con queste parole Fabrizio Balassone, capo di gabinetto del commissario degli affari esteri della Commissione dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, ha ritirato questa mattina l'Ovidio d'argento del Lions Club. In aula consiliare accanto alle autorità militari e religiose si è svolta la cerimonia alla presenza del sindaco Gianfranco Di Piero, del presidente del consiglio comunale cristiano Gerosolimo. La scalata di Balassone diventa un esempio virtuoso per la messa a regime di competenze e professionalità. Il suo baricentro professionale è ormai altrove, ma il suo cuore resta radicato a Sulmona, al liceo Ovidio che frequentava e a Borgo San Panfilo, dove è cresciuto. Ma, per me è un piacere, un onore ricevere questo riconoscimento, del tutto inaspettato, sinceramente. Però mi fa molto piacere essere qui a Sulmona, che è la mia città, anche se ho vissuto gran parte della mia vita fuori da Sulmona, e mi sento a casa soltanto quando torno qui, quindi sono veramente contento di questa occasione. Fabrizio Balassone è un cittadino di Sulmona, prima di tutto, che è illustre, ha un lungo percorso di studi, intendiamo premiarlo perché riveste un ruolo di primo piano a livello europeo. E il secondo Ovidio d'argento che noi attribuiamo a coloro che danno lustro alla città con la loro carriera, con il loro percorso e con la loro cultura. Sì, è una cerimonia particolarmente importante e sono onorato di poterla accogliere nell'aula consiliare del Comune perché si tratta di officiare di un premio particolarmente significativo, un sulmonese illustre. Un figlio di questa città che è riuscito con la sua capacità, con la sua elevatissima professionalità ad acquisire un ruolo importante quale capo di gabinetto del commissario per gli affari europei. Quindi è un motivo di onore per la nostra città e anche di orgoglio poter annoverare tra i nostri concittadini il dottor Fabrizio Balassone.